Benvenuti da Sara Tesini. Nel video precedente abbiamo parlato dell'INCI. Oggi invece vi voglio spiegare come riconoscere una crema naturale da una crema paraffinica. Quindi, quando noi andiamo a acquistare una crema naturale, che cosa deve avere? O meglio, che cosa non deve avere? Ovviamente non deve avere all'interno prodotti come la paraffina, parabeni, siliconi o petrolati. Come facciamo a riconoscerla? Al primo posto, abbiamo detto, c'è sempre l'acqua. Se al secondo posto troviamo la scritta Paraffinum Liquidum, vuol dire che come ingrediente principale il nostro prodotto di cosmesi naturale è in realtà un prodotto paraffinico. La paraffina è uno scarto del petrolio. Quindi pensiamo bene, ecco, se noi mettiamo sulla nostra pelle petrolio, paraffina o petrolati, che cosa succede? La paraffina è un prodotto che fino a 20 anni fa veniva usata nel 90% di tutte le creme in commercio. Perché? Perché è molto duttile, malleabile e soprattutto di bassissimo costo. Quindi noi mettiamo sulla nostra pelle un prodotto di cosmesi con la paraffina e dà all'inizio una sensazione proprio di morbidezza, perché crea proprio uno strato, una pellicola sulla nostra pelle e non lascia logicamente respirare la pelle. Mettiamo la crema, subito la pelle è morbida, però dopo un'ora o due la pelle tende a seccare, perché ovviamente la pelle non respirando si secca, e mettiamo ancora crema. Ed è quindi un circolo vizioso. Mettiamo crema, si secca, mettiamo crema. Cosa succede? A lungo andare può creare con una malattia della pelle che si chiama acantosi, quindi un ispessimento del derma, con conseguenza secchezza, ecco, e crepi della pelle e quindi allergie e intolleranze. Quindi è molto importante che la nostra crema contenga prodotti, quindi vegetali, e soprattutto principi attivi come le piante, estratti dalle piante, che noi riconosceremo sempre dal nome in latino, e che la nostra pianta provenga magari da agricoltura biologica. Questo perché? Perché se la pianta proviene da agricoltura biologica, ovviamente è pulita, non è stata contaminata con prodotti chimici e quindi mantiene la sua forza e la sua valenza. E ovviamente se non c'è la paraffina può penetrare, ecco, e andare in circolo. E questo è tutto, e magari ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.